Buonasera, buonasera a tutti. Omnes vie Romam ducunt. Tutte le strade portano a Roma. Benvenuti. Oh, Svetlana, la prima, incredibile. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera e benvenuti. Aspetto un po' di persone che entrano prima di cominciare Persone che entrano prima di cominciare e intanto provo anche a condividere con i miei followers. Ecco, l'ho fatto. Condivido su Twitter, ecco, l'ho fatto. Benvenuti, benvenuti a tutti. Wow, 20 persone già, condivido con Facebook. Ecco, lo sto facendo e mi sento tranquillo. Wow, 40 persone, guardate che meraviglia. Siamo a San Pi vicino a Castel Sant'Angelo e stasera vi racconteremo. Ehi, che bello, 60 persone, ciao a tutti. Ciao ciao ciao, finalmente si parte, 84. Allora, vabbè, arriviamo a 100. Dai ragazzi, noi ci muoviamo solo a 100 stasera. Dai, 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 condividete, condividete, condividete e via! Che meraviglia, 100 persone, grazie a tutti, ciao a tutti, buonasera. Ciao Svetlana di essere qui, grazie Mofra di aver condiviso. Gruppo Casarè, grazie di esserti unito. Sei tu il protagonista, Gruppo Casarè, di questa live. Persone oltre le case. E comunque è giusto cominciare a raccontare dove siamo. Castel Sant'Angelo, uno dei posti più belli del mondo, anche perché guardate dove affaccia, ragazzi. Questa è la cartolina di Roma più famosa che c'è, la vista di San Pietro da Castel Sant'Angelo. Guardate la riflessione, c'è anche un po' di pioggerella, è meraviglioso. Katie, hello! Ciao a tutti, ciao 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 ciao. E Castel Sant'Angelo perché si chiama così? Ovviamente per questo angelo che sta qua sopra e anche per questi 12 angeli disegnati e costruiti e scolpiti dagli allievi del Bernini. Rappresentano le 12 stazioni della Passione di Cristo. Ognuno di questi porta un elemento della Passione. Come vedete, quest'angelo ha la corona di spine, questo angelo ha la sindone in mano. Ognuno di questi angeli ha l'elemento base delle 12 stazioni della Passione di Cristo. Abbiamo un amico, un po' stupidotto, e Castel Sant'Angelo, che era in partenza una tomba in realtà, il mausoleo di Adriano, il grande imperatore, e che è diventato poi negli anni il forte di Roma, il forte nello specifico di San Pietro. Molti papi si sono rifugiati qua, addirittura al Sacco di Roma, vi ricorderete, studiato a scuola, Alarico, i Visigoti, la prima volta che Roma fu messa al sacco dai barbari, i papi trassero rifugio e salvezza qua. Qui c'è la mia gag preferita. Ciao a tutti, intanto Denise, I love for your Italian school, thank you for being here, beautiful. La gag dell'angelo che ora vi vado a raccontare. Guardate quante persone hanno un selfie stick in mano, vedete? Una, due, tutti hanno i selfie stick. E la mia gag preferita è che quell'angelo ha una lancia e quell'angelo ha la spugna. In realtà, secondo me, Bernini 500 anni fa sapeva già, come tutti i grandi geni, stava oltre se stesso e quell'angelo, vedete, ha un selfie stick. E si sta facendo un selfie. Guardatelo bene se non è così. Guardate se non è un angelo che si fa un selfie. Guardate, addirittura fa anche la faccia a buco di, e non lo dico, come facciamo tutti durante i selfie. Ma ragazzi, adesso presentiamo il capo, l'amico, il genio del marketing di Casarè, Ugo Farina! Benvenuti a tutti, Ciao Ugo, benvenuti. grazie. Ringraziamo Ugo, ragazzi, perché è lui che ci offre queste camminate, è lui che vi offre queste meravigliose camminate di Roma, un imprenditore illuminato, un agente immobiliare, il capo di Casarè, ma che soprattutto capisce l'importanza di raccontare non solo le case, ma le persone oltre le case. Ed eccole qui, Sabrina, Ciao, buonasera, ciao The ragazzi. Sarin, Buonasera, Antonio, buonasera. buonasera, ciao, 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 Floriana, ciao, Ciao, Alessio, Antonio, non mi ricordo tutti i nomi, Eugenia, Monica, ciao, ciao, ciao. Persone oltre le case, ragazzi, perché siete voi che, come dire, offrite a queste 117 persone che sono qui, e questo è il gruppo che vi offre queste belle camminate, e questo gruppo di illuminati che vi regala delle passeggiate per Roma, perché? Perché c'è gente illuminata. Ugo per primo, Sabrina per seconda e tutti gli altri. Abbiamo già raccontato del mausoleo di Adriano, un pochino di San Pietro, e rimane una sola cosa da fare. Let's go, come dicono los amigos. Fatemi parlare un po' con gli amici nella live. Allora, ragazzi, adesso andiamo verso San Pietro e verso il quartiere Prati, Rione Prati. Ciao a tutti. Thank you Stacy for being here. Grazie Antolalas di esserti
aggiunta Svetlana, grazie di essere qui, ci sarà anche Fabio Bella come sempre, grazie Matilde J di esserti unito, Eric Dam, grazie di essere unito, ciao dalla Sicilia, se volete una casa a Roma o se avete una casa a Roma da vendere anche dalla Sicilia, Casa Re, persone oltre le case, da San Diego, hello Florida, Avatortor, grazie di essere qui, Laura, ciao, molto bene, grazie da Torino, c'è anche Sabrina, hello from Algeria, wow, bonsoir l'Algérie. Nous avons beaucoup des amis dans l'Afrique aussi. Ciao da Venezia, Venezia, un'altra città meravigliosa. Ciccio da Napoli, ciao Jasmine. Un saluto all'Abruzzo, ciao all'Abruzzo. Messico, hola, che tal il Messico? Guarda questi geni cosa si inventano. Guarda, guarda che roba. Senza faccia. Questa è Roma, ragazzi. Anche street performance in ogni angolo di strada. In ogni angolo di strada troverete qualcuno che vi farà divertire. Ciao dalla Svizzera, hi. Ciao dall'Izmir, io non so nemmeno dov'è l'Izmir. Dov'è l'Izmir? In Turchia forse. Hello Turkey, merhaba Arkadaş. Grande, ciao, auguri a Vittorio per il compleanno, grazie, glielo dirò. E anche il compleanno di mio figlio, effettivamente. Oggi, grazie a tutti, ciao da Bronte Catania. Oggi vi dicevo, vi racconteremo, ovviamente vi abbiamo già raccontato Castel Sant'Angelo, cos'era e cosa è. C'è un particolare, è ovviamente San Pietro, il centro e culla della cristianità nel mondo, ma c'è una cosa che non vi ho raccontato. C'è un passaggio segreto ai tempi, non più segreto adesso, chiamato Passetto. Quando i papi, appunto, Roma era assediata e si andavano a proteggere, diciamo, dentro la fortezza, c'è un passaggio segreto che è il Passetto, che è questa costruzione qui, che era segreta e conduceva esattamente da San Pietro fino dentro al forte, alla fortificazione dell'angelo. Piove un po', si piove parecchio. Sally, grazie di aver condiviso su Twitter. Thank you for sharing. E tutti questi che siete qui, ragazzi, se ancora non seguite Casa Re o la mia casa è Roma, toccate questo numero qui e siate sicuri di schiacciare sul bottone segui. E poi in questo momento, sempre toccando questo numero, poi potete condividere su Facebook e su Twitter. Ciao Russia! Welcome Sally, I hope you enjoy my Italian. Grazie Matteo De Giuli, benvenuto. Mari Leone, grazie di aver condiviso su Twitter. Questo purtroppo, ragazzi, è il semaforo più lungo d'Europa. Dura 28 minuti. Io spesso mi faccio una briscola qui. Metto giù le carte, faccio una briscoletta. Quante case ci sono, tanto per annunciare qualcosa, chi va di introdurre l'argomento? Quante case ci sono in vendita in questa zona? In questo momento nella zona di Prati, che è la zona praticamente che inizia il vento dopo quelle mura, ok, sono circa 200 immobili in vendita. Wow! Varie tipologie. Wow! 200 immobili in vendita. Medio, grandi. Verso Piazza Mazzini, sì, con tagli anche grandi, sopra 200 metri quadri. Mi metto sempre per cercare della bellezza dietro, vedi, almeno c'hai San Pietro dietro. Anche 200, tantissime sono. Quindi diciamo il mercato immobiliare comunque si muove, mi pare di capire. Molto. Ok, bene. È in evoluzione, ci sono nuove opportunità, nuove offerte, okay. Nuovi assetti. Il quartiere sta cambiando un'altra volta. Ottimo, ottimo, bene. Grazie a Apollonio Foddi per aver condiviso, grazie Alessio per esserti unito, grazie Giovanna Bruna per aver condiviso. Chi è la moretta con gli occhiali? Attenzione che questo è il marito, non solo è molto grosso, ma mena molto forte. Thank you for happy birthday to my son. Sorry, I have a little cold today, but I'm happy to be here. As I told you, come vi ho detto, 28 minuti. Oggi è durato meno. Oggi è durato meno. Ecco qua. Ci abbiamo tutti insieme belli felici verso San Pietro. Grazie dei cuori. Grazie Angelica, ciao, grazie della corona. What's going on? We are talking Italian today. Wow, via della conciliazione, sì, è bellissima. Grazie Sabrina per aver condiviso. Grazie Frank Mataz, benvenuto. Grazie Boarxi per aver condiviso. Sempre come gli immobiliari, certo, perché sono delle persone illuminate che concedono a delle persone che non hanno mai visto questi luoghi di fare queste camminate. Hermoso, esto es muy hermoso legar. San Pedro è il centro della cristianità nel mondo. Grazie Sabrina di esserti unita. Guardate via della conciliazione. Devo raccontare qualcosa di Via della Conciliazione. Via della Conciliazione era tutto un villaggetto, giusto? Negli ultimi, diciamo, per 5 secoli. Sì, è stato demolito durante il trentennio fascista per fare largo a questa nuova asta. È stato demolito, io lo dico per tutti. Qua praticamente erano tutte piccole casette come quelle che vedete adesso.
cioè non c'era questa no, più vista. Piccolo, più Poi, piccolo, addirittura più, vedere. Esatto. Era proprio un borgo, quasi un borgo medievale, come Borgo Pio che visiteremo più tardi. Tu continua, io ti giro intorno e diventa tutto più bello, tutto più mosso. Se, tu fai conto. Un piano disegnato da un architetto di regime, Piacentini, lo stesso che ha disegnato le poste Piazza Mazzini e la chiesa di Cristo Re. Un progetto molto caro a Duce, lui stesso fu il primo a dare il colpo, a dare il primo colpo di piccone per la demolizione del borgo. E così fu alterata la vista prospettica pensata da Michelangelo per San Pietro. Un nuovo assiviario, ma una nuova prospettiva. Molto bene. Vai che ragazzi, se ci perdiamo questo giallo sono altri 28 minuti. Grazie Marta Polignano per aver condiviso su Facebook. Grande giorno, sì. Volume, sì, ci vuole il volume di chi parla con me. In effetti, grazie di avermelo fatto notare. Io ci sono, ciao Nico. I need to brush up on my Italian. I told you, this is life just in Italian. Hola desde España, hola España, ¿qué tal? Esto es un muy hermoso lugar en Italia. Estoy caminando por la Vía de la Consolación. Saluti da Portogallo. Bienvenido y me escupe Portugal. Obrigado. Hola desde Houston, Texas. Hello, Texas. Hello, Houston. Hello, Claudia. Thank you for being here with me. Berenice, grazie di aver condiviso su Facebook. Sandra Antoni, grazie di aver invitato i tuoi follower. Niente, non mi legge. Nico, ti sto leggendo. Lo vedi che ti leggo? Grazie Matteo De Giuli di esserti unito. Cool, I'm enjoying. Do you enjoy the dark side? Fatti vedere, bestiaccia. Bestiaccia dice a me, Antonio è molto più figo di me. Beh, anche la sua signora. Poi c'è Ugo e Sabrina, guarda che belli che sono. Gelateria del Monte e Borgo Pio, qualcuno la conosce? C'è qualcuno che vuole gelateria? Bonsoir, sì, bonsoir a tous les amis français. On va faire le live en italien ce soir. Hello Utah, hello Alaska. Ciao Mauro, come stai? Benvenuti. Hello from the hospital, Sandra, are you in the hospital, really? Total life change, better health overall. Frank Mataz, grazie di esserti unito. La gelateria di famiglia, Giulio. La gelateria di famiglia, che vuol dire? Di famiglia? Ma si chiamava della conciliazione anche col Duce, chiede qualcuno. Antonio, rispondi tu. Vieni da questa parte, cerca di parlare qua dentro. Sì, vengo di qua. In realtà non esisteva proprio, quindi è un nome che fu dato a seguito dei patti lateranensi. Ah, ecco. Quindi a seguito dei patti lateranensi furono fatte intraprese una serie di opere urbanistiche oltre che politiche, tra cui lo smembramento del Borgo Spina per aprire questo nuovo asse, diciamo simbolicamente tra il potere temporale e la Chiesa. Wow, ragazzi, Antonio è un'enciclopedia vivente. Io non gli affiderei la mia casa, gli affiderei la mia vita a uno come Antonio. Cioè, è favoloso. Buonasera a tutti, ciao! Love Jasmine! Matteo De Giuli, grazie di esserti unito! Thank you Jasmine! Ma c'è Arianna? Certo che c'è Arianna! Certo che c'è Arianna! Certo che c'è Arianna! Ci sarà Arianna! Arianna c'è sempre, anche in spirito! Salutami Arianna, mi segui su Twitter perché dovrei! Antonio, grande! Grazie Ugo Farina per aver condiviso su Twitter! Ragazzi, faccio una mossa per vedere meglio, faccio una cosa che adesso i vigili si incavoleranno con me. Voi bravi. Ecco, perché così vedete più bello. Ciao dalle Marche, ciao ragazzi. Chiunque abbia una casa a Roma o voglia comprare casa a Roma, oggi faccio anche l'effetto speciale del movimento. Boom, boom. Ugo Farina and his man. Persone oltre le case, sono un matto. Non dimenticate, ragazzi, che oggi esce un film che si intitola La coppia dei campioni, da oggi al cinema. Ma fate finta di niente, fate come se non ve l'avessi detto. La compro a Roma, ragazzi, c'è un acquirente, attenzione. Caccia il cartello. Casari. Una casa in Prati, dice Antonio? Affidate una casa, guarda che belle ragazze, ma chi non vorrebbe comprare, vendere una casa, anche Alessio, ragazzi, Alessio non mi ricordo, fidanzato, sposato? Perché ci provavi con quella signorina nello scorso live? Cioè, se sei sposato,
perché ci provavi con quella signorina? Si trovava. Bene. Guarda, ti puoi anche confessare, c'è un padre dietro che ha seguito e anche sorriso a questa tua boutade. Lo perdoniamo, padre? Ma sì, perdoniamolo. Va bene, è stato perdonato, vedi, in diretta. È stato perdonato in diretta da quel padre. Un padre moderno, guarda, con scarpe da ginnastica, fichissimo. Ragazzi, io non ho parole. Voi, parlate voi della bellezza di questo luogo. San Pietro. Spendiamo due parole. Allora, non molti sanno che le mani artistiche su San Pietro le hanno messe praticamente tutti i più grandi artisti della scuola artistica italiana. La primissima, diciamo, disegno della basilica è addirittura di Giotto. Sapevi, Ugo? No. Giotto, dopodiché hanno messo le mani Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Brunelleschi, ognuno ha fatto qualcosa. Per esempio, quelle piccole cupole là dietro le ha disegnate Leonardo. La cupola è ovviamente del Brunelleschi, tutti sanno che il colonnato è del Bernini. Ogni singolo grande artista ha disegnato qualcosa in questa che è rimasta e rimarrà, credo, per sempre centro e culla della cristianità nel mondo. E noi siamo fortunati di viverci vicino, grazie dei complimenti, ragazzi. E non solo, ma sono fortunati gli abitanti di Prati. Voi guardate, uno potrebbe abitare lì a 50, 100, 200 metri da uno dei posti più belli del mondo. Chi sei? Io sono Avatar Thor su Twitter. Avatar Thor! È un piacere poterti stringere la mano. Ma sei di Casare? No, non sono di Casare, però sono di casa in zona. Non ma so chi sei, sei quello con la cosa romana, che meraviglia quando incontro dei follower di Twitter. È un grandissimo piacere e so anche del film e vado a vederlo, diciamo. Grande, vacci stasera, guarda degli amici, ma scusa, cammina con noi stasera. Ragazzi, questa è la carrambata, un mio follower di Twitter che non conosceva Casare che stasera cammina con noi, favola, scusate. Applauso della carrambata. Faccio l'inquadratura tipo carramba, dai, che quando girano tutti intorno. Vai, bravo! La carrambata! Favoloso! Questo è geniale. Intanto saluto gli amici. Fabrizio, ciao, ciao! Enzo, ciao! Nuovi amici. Stavamo dicendo della bellezza di Prati, del Rione Borgo, della meraviglia di avere la possibilità... L'ombelico del mondo che abbiamo aspettato. L'ombelico del mondo. Fabrizio dice sempre delle cose di una bellezza, ragazzi. Vedi, eh? Dove, Giulio, dove posso trovare la borsa della coppia dei campioni? Una ce l'ha Ugo e una ce l'ha Sabrina. Sono sincero, erano i gadget regalati per l'anteprima, quindi non sono in vendita, non sono in vendita. Però Ugo è corruttibile. Attenzione, questa è una dichiarazione. Ugo la regala. Se compri tre immobili a Prati, ogni tre immobili a Prati regalate una borsa. Eccoci qua. Favoloso scopo, grazie. Ragazzi, si cammina per Prati? Vi va? Let's go! Anche Avatar Thor con noi! Grande! Che bella sta cosa! Che bello! Sei un'aggiunta, un fratello, che meraviglia! Gelateria del Monte, ragazzi, ma è qualcuno di voi Gelateria del Monte? No, mi stanno stressando con sta Gelateria del Monte. Dice a Borgo Pio, va bene. Allora, fabuloso, gracias. Gracias a todos los amigos de Habla España. Buonasera, Kir. Mira questo hermoso lugar del sol. I watched your premier conference. Really, Claudia, thank you for being here. Say bye bye to St. Peter. Digli che stai in linea con il figlio di Walter. Boh. Ugo, grazie per la... Ugo, tale Angelica, ti ringrazia già per la borsa. Poi ti tocca dargliela veramente. Ragazzi, ci invitano, abbiamo un gelato pagato a sta gelateria. Io non so, ragazzi, non so che dire. Volete vedere le colonne danzanti? C'è la leggenda delle colonne danzanti, mi tocca correre per fare questa cosa delle colonne danzanti perché Antonio è convinto che correndo queste, però voi se voi vi fate la musica di Saturday Night Fever forse danzano. Ta 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 staying alive, staying alive. Ta 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 staying alive. Ah,
Hanno danzato? Hanno danzato? Bellissimo. Hanno danzato? Hanno danzato? Non avete danzato. Non avete danzato. Comunque ragazzi, io continuo a dire che questo non è un gruppo di immobiliari. Sono degli amici, delle persone belle. Ecco! E Arianna? Sanguineranno le orecchie. No, lei è Silvia. Silvia, ciao Silvia. Come stai? Di Borgo, bella. Eccoci qua. Lei è Silvia di Borgo. Silvia di Borgo. La famosissima Borgo, Silvia di Borgo. Cioè, anche Borgo Silvia. Gli hanno praticamente intestato, gli hanno intestato il Borgo. Angelica, grazie, vai al cinema. Ciao Silvia, già ti salutano, russe, persone da tutto il mondo. Grazie Frank Matates di esserti unito. Guardate la bellezza intanto di questa fontana. E ci avviamo verso Borgo Pio. Eccoci qua. Frank chi? Non lo so. Volete dissetarvi? Guardate la fontana con tutti i simboli papali. Ragazzi, ciao, casualmente ci troviamo anche noi a Borgo Pio. Hola Messico, che tal? Complimenti per il film, ma l'hai già visto? Come fai a fare complimenti per il film se ancora non l'hai visto? O te lo sei visto pirata? Se te lo sei visto pirata, vado alla polizia. Perché la pirateria è reato. Ah, domani vado al cinema, ok, sei perdonato. Ricordo a tutti che la pirateria è reato. La pirateria è reato. Non guardate i film pirata su internet. Mortacci vostra, scusate, è un piccolo modo di dire romanesco che. Sì, ma ci sta tutto. Ci sta. Il Papa mi perdonerà per aver detto questo. Ieri c'era il film a Brescia, lo so, c'erano Massimo Boldi e Max Tortora, ma siamo qui per raccontare il Rione Prati. Questa ragazza è da. Sì, Tortora, hai visto quanto è altissimo, è quasi 2 metri. Molto, sì. Ecco l'ingresso, questo è l'ingresso del centro operativo, diciamo, della Città del Vaticano. Guardate la bellezza. Perché si chiama Città del Vaticano, mica per niente, perché è una vera e propria città. Dentro c'è tutto quello che c'è in una piccolissima città. Quelle sono le guardie svizzere e qui c'è l'ingresso per una serie del gruppo, la famosa farmacia del Vaticano, le case papali, eccetera. Ovviamente questo è un vero e proprio confine da tutti i punti di vista. E questa è la famosa Porta Angelica. E da lì, come potete vedere, si va verso i Musei Vaticani e la Cappella Sistina seguendo le mura. Ma noi andiamo in uno dei posti più belli del mondo. Io, se potessi comprare casa, io sono un poveraccio, ma se potessi comprare casa, la comprerei a Borgo Pio. Qui al 195 c'è un appartamento, ultimo piano in vendita, favoloso. 195. Allora qui passo al disegno, al 195. Ora lo scrivo. Borgo Pio. L'avete vista questa nuova funzione che vi fa scrivere sullo schermo? Borgo Pio 195. Lo indico pure con una freccia. Disegno un sacco di cuori adesso, eh. Ah, ora disegno i cuori in tutti i colori, eh. Ah, sì, sì. Ah, sì, sì. Ristoratore di Borgo che è questa la famosa gelateria? No. Chi è, cos'è? Buonasera. Buonasera. Come? Da 30 anni. Ristoratore di Borgo. Ristoratore di Borgo da 30 anni. Eccolo qui, lo metto nel triangolo tipo Dio. Michele. Lo metto ristoratore. No, lei era in capo con la sua storica tabaccheria e lui era la fine. Wow, macchina. Guardate la bellezza. Ma ci puoi spiegare questo quadro? Guarda la bellezza con le figure. La figura 7, la figura 8. Domanda, cosa è rappresentata nella figura numero 7? Nota le differenze, è una cosa diversa dalla figura numero 13. Il merlo parlante. Ciao. Grandissimo, ristoratore di Borgo, ci avrà un nome però. Cioè. Michele, no, perché è il ristoratore di Borgo. Michele, ciao, sei un grande. Ciao Michele. Ciao.
Ragazzi, questa via che vi sto disegnando, tutta questa via qui, questa è via Borgo Pio, e ve lo scrivo proprio col pollice, molto bello grande, Borgo Pio. Ah, guarda che bello. Perché non è di Roma, è bello, Borgo Pio, ma lo puoi fare via della conciliazione, era come Borgo Pio, prima di fatti la decadenza. Vai, vai Fabrizio, sì, questo c'è. No, adesso lo possono fare tutti. Avviso a tutti gli amici, fate l'update di Periscope. Quella cosa che avevo solo io, altri insieme ad altri 9 nel mondo, eravamo in 10, adesso ce l'avete. Tutti i 110 e passa milioni di utenti di Periscope possono fare i cuoricini, possono indicare io vado di là. Puoi fare talmente cattivo che puoi dire io vado di qua, che te frega, lo disegni anche in un altro colore, al contrario di dove vuoi andare. Ok? Esatto. Via del mascherino, da cui la famosa battuta ti conosco mascherino, e lì nasce da lì, via del mascherino. Oh, ecco qua, fotografia di un nostro amico Luca Mignolo, selfie, glielo scrivo il mio amico, come ti chiami? Alessandro. Guarda, scrivo Alessandro sullo schermo. E adesso se io dico a qualcuno, salutate Alessandro, loro lo faranno. Guarda, adesso arriverà qualche commento. Dite ciao ad Alessandro, per favore. Dai, fatemi Mondo Visione. Sì, è bravo. Ciao Ale, vedi? Allora loro dicono, chi è lui perché è molto famoso di Ode? A chi? A loro, chi ma loro lo sanno, ma loro lo sanno. Non lo sanno. Lui dice chi è, lo so perché. Chi è lui? Chi è lui? Ma c'è qualcosa di bello, soprattutto Giulio Base, grande. E tu chi sei? Che ha vinto? Ivan. Ma non ha vinto niente. Di dove sei, Ivan? Scusa, ma non sei vince. Di dove? Parma, però vivo qui da parecchio. Di Parma, molto. Scusa, bene. Io ti ho anche detto, Giulio, ma non sei vince niente col gioco, chi è lui? 72 milioni, come il Superenalotto. Guardate che incontro, un amico e anche un vicino. Ciao. Io mi sono spostato su via delle Fornate. Ah, non sei più là. Sei in diretta con il mondo in questo momento. Sì, che possiamo mangiare benissimo. Sì, sì, confermo, lui è stato mio vicino e mio coinquilino. Guardate la bellezza di questo borgo. Io dico, a chi non piacerebbe abitare in un posto del genere? Come vedete non ci sono macchine, no car. Faccio anche il disegnino adesso della macchina e lo sbarro, non ci sono macchine. Guardate la bellezza. Qua tra l'altro abbiamo commentato stamattina che non ci sono particolari buche. Hotel Sant'Anna, a noi che compriamo casa, che ci frega, per dirlo sempre in francese. Ecco, Antonio, che è l'unica persona seria di questo gruppo, mi indica sempre le cose belle. Lo sai qual è il mio motto di tutti i miei periscopi? È beauty everywhere, la bellezza dappertutto. Gelateria del Monte alla mia sinistra. Dove? Dimmi dove, ti sei fissato. Questa è questa? Oh, l'ho fatto. Gelateria del Monte, vedi, ci sono arrivato. In teoria ci darebbe... Ecco qua, sei contento? Finalmente sono arrivato alla gelateria dove ci tenevi tanto. Non so chi sia. Ecco qua, vedete Sabrina, la incornicio. Fate una foto a Sabrina mentre la incornicio. Ecco qua, le signorine di Casare. Guardate le bellezze. Avatar Thor con noi oggi è una roba fantastica. Ma scusa, Avatar Thor, tu c'hai anche lavoro? No, perché sai che loro cercano dei giovani svegli, uno come te, e lo so che sei sveglio perché tutti i tuoi commenti su Twitch. Se dovete fare qualche cosa, non lo so, se siamo d'accordo, vediamo. Diciamo, in realtà già sto lavorando. No, dico, che stai facendo? Che lavori? Io lavoro, diciamo, come statistico. Statistico? Ragazzi, questo incontro con Avatar Thor, ma ce l'hai un nome, Avatar Thor? Ce l'hai? Marco. No, perché è giusto che ricordiamo... che il gruppo Casare, di cui ora cacceremo tanto di cartello, e qua è l'artista che deve ricordare alla commerciante di dire e di andare a cosare. Ecco qui. Guardate che artista. Ma sono talmente felice di farlo, perché state offrendo al mondo, sì, state offrendo al mondo queste passeggiate. È talmente bello ciò che fate che è giusto che lo sappiano. Dicevo, Ugo mi dice di ricordare ai giovani svegli, che si sentono friccicosi, che si sentono che hanno voglia di fare qualcosa. Quindi ragazzi, questa è un'occasione da non perdere, di farsi vivi con loro, perché a Casare
oltre a essere queste belle persone che sono, oltre ad avere le case, oltre a farvi queste live, c'è anche qualche possibilità di lavoro. In un mondo dove lavoro non ce n'è, gruppo Casare. Olé, 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 scusate se... Le case. Un'altra cosa, se volete capire anche quello che succede un po' nel nostro mondo, partecipate a questo... Comprendi il cambiamento. Assolutamente gratuito. Percorso di formazione gratuito per agenti immobiliari. Fantastico. Seguiteci sulla nostra pagina di Facebook. Bene, allora, ripeto, chi cerca lavoro, contatti Casare, il gruppo Casare. C'è una formazione gratuita, meglio di così. Ah, ecco, lei è una nostra fedelissima partecipante. Fedelissima, posso farti un cuoricino intorno alla faccina? Glielo faccio. Guarda che bello, guarda che bello, te lo faccio grande. Guarda, grazie, che fa... non ci sei più, ma il cuore c'era, dentro perfetto. C'eri tu. Antonio invece gli faccio... Antonio gli disegniamo un berretto, aspetta, fermo. Va, ecco, berretto a visiera. Ecco, Antonio con berretto a visiera. Ecco fatto. Ah, bello. Giulio. Sì. Perché ferramenta ci hanno fatto tutt'altro. Il nostro vecchio ferramenta, mi hai fatto uscire una lacrima, mi hai fatto, vedete che c'è scritto ferramenta, ma in realtà c'hanno scarpe, non so se mi devo commuovere o meno. Qui c'è un appartamento da cui si vede la dove? Salire? Però forse sai quando si potrebbe organizzare una cosa del genere? Se ci seguono in tantissimi, per qualche racchiamo? Faccio venire Alessandra, lei va a salire a casa. Siccome noi la dodicesima live la faremo nel posto delle altre 11 più seguito, ove vincesse questo quartiere oggi, saliamo dalla tua amica. E per come sono messe le cose oggi stiamo andando bene. Ehi, grande, come stai? Di qua anche per io caso. Allora mi sono aggregato, ragazzi, un'altra persona oltre le case, Patrizio, giusto? Bah, comincio a ricordarmi i nomi, sono felice di me. Patrizio, allora, com'è andata con la tua fidanzata l'altro giorno che ci hai provato di brutto con quella? Non lo ha saputo. Cerchiamo, ma comunque noi faremo arrivare il video alla tua fidanzata. Vorrei dare una notizia fondamentale. Sì, vi ricordate che in passato siamo stati a testaccio? Sì. Bene, ci sta un trapizzino anche da queste parti. No! C'è un trapizzino. Volevo farvi sapere che a Piazza Cavour, che noi ci passeremo, certo, ci sono i trapizzini anche lì. Oh, Patrizio! Patrizio va oltre se stesso, forse perché trapizzino è un po' l'anagramma del suo nome. Esatto, it's your name. Ecco perché, Patrizino, trapizzino, ma è fantastica. Ecco perché, e mi squilla anche il telefono, e non posso rispondere. E quindi sono cose... Eccoci qua. Sì. Lavoro fondamentale. No, non mi dire così, sennò rispondo. Ma è una live. Posso rispondere? Ciao. Ma come noi nel nostro lavoro? Non si risponde. Ieri deve vendere casa. Esattamente. No. Sì. Eccoci qua. Guardate la bellezza di questa edera lungo questo palazzo. No, io penso che questo sia davvero uno dei posti davvero più belli di Roma. Scusate se disegno cuori, ma guardate. L'acqua marcia, che suona male. Suona male, ma è una delle acque più buone del mondo. Acqua marcia. Acqua marcia di Marco Aurelio, esatto. Guardate che fontana. C'è gente d'estate che viene qui con bottiglie. Per riempire. Non possono entrare in uno dei posti magici di questa città. Guardate l'incanto, guardate la pace, guardate la calma. Beautiful Italy, yeah, hermoso, hola, che tal, Piazza del Catalone, esatto. Grazie Joe di esserti unito, come va? Ciao a tutti. Guardate un pino. Guardate la bellezza. Per me non ha... È in vendita una casa d'intorno? Chiedono, è in vendita una casa qui intorno? Ehi, c'è anche... Come stai? Non ti volevo disturbare. Ciao, prima, ciao. È in vendita una casa qui vicino, potremmo portarli a fare la vita. È in vendita una casa qui vicino, via Borgo Pio? Primo piano a Borgo Pio. Basta, te lo
l'incarico al proprietario che vede il filmato, gliela possiamo vedere. Where is this in Roma? Right in the center. Chi, allora, però dovete annunciare, è vostra, è nostra la casa? No, no. Ok. Prossimo, speriamo prossimo. Ok. Ancora non è. Comunque, costa solo 800.000 euro, dice qualcuno, è vero? Oltre il milione. Oltre il milione. I want to be Italian instead of North Korean. Really? No, it's good that you are all around the world. Look at the beauty of this little window here. Could you believe it? I ragazzi di Casare, che meraviglia camminare con loro. Guardate la bellezza. Guardate la bellezza. Di, adesso, adesso qualche ragazza, le ragazze non parlano mai, adesso costringo qualche ragazza. Beh, vai. Silenzio, oh. Silenzio nella confusione. Siamo il silenzio passi... nella confusione. Dal centro. Ti hanno subito interrotto, vedi? Però mi piace. Stavano facendo un cissa, esatto. Stasera siamo troppo contenti. Stasera è bello. La vostra attenzione. Stasera è bello, stasera è più bello. È sempre più bello, è sempre più bello. È sempre più bello. Come Casare non ce n'è. E intanto noi facciamo. Ecco, ecco, ecco. Mentre la live va avanti, qua si chiudono contratti. Vedi, vedi? E lo immaginavo. Molto difficile. Pratiche di casi, di case, casi di case. Translate in English, please. You know what? I could not talk in English because I promised to all my producers here this is the live in Italian. So I'm sorry. Voi non vedete, ma Antonio mi guida con dei lievi tocchi sulle spalle, mi indica dove devo andare. E meno male, io lo ringrazio perché stasera non saprei dove andare. Il posto è bellissimo. Andiamo a Piazza delle Vaschette? Andiamo a Piazza delle Vaschette, Antonio? No, è una domanda che ti faccio, sì o no? No, non è prevista. Non è prevista, è splendida, ma non è prevista. They are passionate, wow, this is great. An American viewer say that you are passionate. Siete appassionati. Questo lo trovo uno del... It's true. They are passionate. They are very passionate, not just about house, but about life. That's why they do not want to be killed by this car. Bolle di sapone, ma che bello, questa è l'Italia ragazzi, ma questi sono momenti incantevoli, cioè, menti, guardate adesso le disegno tutte, come ti chiami piccola? What's your name? Michelle, look at this, look at this, this is incredible, see? Everybody looking at the soap bowl. This is great. This is wonderful. E vi ricordo, per chi si è messo, diciamo, in ascolto soltanto adesso con noi, che stasera c'è un ospite! Marco, detto Avatar Thor! Ma stai commentando? Ormai non mi, come dire, rimarrò con voi per sempre. Che bello! Ma è una cosa bellissima, noi ci fai contenti, credo, posso dire. È bellissimo. Ecco, intanto Ugo sta vendendo 7 attici nel centro di Roma. Purtroppo è mio figlio. Ah, ok. Niente, speravamo. Ecco Piazza delle Vaschette, dicono. Ecco Piazza delle Vaschette, dice qualcuno. Ah, Piazza delle Vaschette. Quindi abbiamo fatto una variante. E allora però ci devi anche dire perché Piazza delle Vaschette? Oltre che sto rompendo le palle a due signori che si stanno baciocchiando. Ah, la tua università, è vero. Questa è la LUMSA. Guardate, queste pianticelle cresceranno. Guardate la bellezza di questi... La bellezza del colore di queste piante. Grazie, Elena, di esserti unita. Carina questa piazza, bellissima. Ciao, Gio, stasera tutti al cinema. Che cinema vai? Io vado all'Adriano alle 8:30. Entro a vedermi il film un minuto e poi esco. La LUMSA, this is a university. Private, Olga. I wish I understand the language, but I don't go. Really, I love that. Denise, grazie di esserti unito. Grazie Svetlana di essere qui con noi. Abbiamo rotto le palle a quei ragazzi che stavano cominciando tranquillamente. Questa ma questa è la vita. Storia. Io sono cresciuto quasi qui. Che bello. Hai dei ricordi belli? Sì. La ragazzina qua.
c'è stato un po' di tutto qua. Immagino. Ecco, guarda, che fanno? Che fanno? Ecco, Sabrina. Sabrina è praticamente una teenager. Cioè, Sabrina è come una teenager. Lei fa tutti i giochetti così. Adesso salta. Adesso farà il salterello, vedete? Il salterello. Clic, clic, clic. Il salterello delle panchine. Ah, hanno messo la data quando sono nato io. 1898. Che sta facendo Sabrina? Saltarella. Buonasera dottore, saluti ai tuoi amici, grazie a tutti. My name, what is your name? Would you like that I write down your name? I will. Che bella, ragazzi dall'America hanno detto che voi siete passionate. You are passionate. You are passionate about houses, that's true. Assolutamente vero. Nuvolari. Stasera finiamo alle 9, ve lo dico ragazzi, stiamo andando proprio, già vedo il buio arrivare. Sì, nuvolari, eccoci qua, i ragazzi di Casare, ogni tanto lo ricordo. Via degli Ombrellari, e il nome la dice lunga. Guardate sempre la bellezza delle case qui intorno. Bella questa zona, è bellissima, è la mia preferita di Roma, onestamente. Lo dico di tutte le zone, ma non perché voglio fare il piacione, è perché è così, mi piace tutta Roma. Che colpa ne ho, Antonio? Una città da amare. Esatto. Stai sotto casa mia, bene. Affacciati allora, chiunque tu sia. Giulio, dopo averti stressato un po' ti lascio. Ciao, buona serata grande, ciao. Non ci hai stressato, ci hai fatto divertire, chiunque tu sia. Bukowski's Bar, grande. Vedete tutti i localini, bello questo. Ciao da Armenia, hello Armenia, Whoppy, welcome. E siamo arrivati in via dei Vitelleschi. Saliamo via dei Vitelleschi, adesso ci mettiamo qui in una zona un po' più alta, così aspettiamo tutti gli amici. È un posto, diciamo, ideale per fare un'inquadratura degli amici che arrivano. Bear Giulia always speak in Italian, yeah, vedi? Vedi? Vai avanti dove sono i cassonetti, perché anche a te piace tutto di Roma? E a chi non piace tutto di Roma? Ugo si è unito, benvenuto. Eccoci ragazzi. Ecco i ragazzi di Casare. Persone oltre le case, ve lo ricordo sempre. Un gruppo immobiliare che si è inventato queste passeggiate per Roma. Già di per sé sono da premiare. Già per questo sono da premiare. Dal Cairo, Egitto, hello! Ciao nonna! Sì, chi? La mamma? La mamma di Ugo, grande! Che favola, saluta la mamma! Ciao mamma! Che meraviglia! Ciao, questi sono momenti stupendi! Viaggio, amore. Stupendi, momenti stupendi! Momenti stupendi, all'Egitto, Periscope, può far fare qualunque cosa! Ecco, ve li faccio scorrere un po' davanti, Marco che si è aggiunto a noi, favoloso! Eccoli qua! Voi li vedete scherzosi, ma questi chiudono contratti milionari, mica sono ragazzetti come noi che giochiamo. Ecco, alla Zanzara! Ragazzi, vi porteremo tra poco alla Zanzara. They dress so well. Sì, è vero, sono tutti elegantissimi perché A, in Italia siamo tutti eleganti, B, credo che anche un minimo di ruolo dell'agente immobiliare sia di presentarsi alle persone in un modo un po' elegante. Termino qui la passeggiata, grazie, tornate a stare con noi anche nelle prossime live. Attraverso la strada che va verso il sorpasso, perché bella, 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 i fiori di Roma, chissà da dove vengono questi fiori. Però un'altra delle caratteristiche di Roma è che voi potete regalare fiori a delle belle donne. Eccole qua, vedi, 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 le donne sono sempre interessate ai fiori, fanno sempre piacere, vero? Ditelo ai maschiacci. Che regalateci fiori. Ok, brava, esatto, perché fanno sempre piacere. Il perché non l'ho mai capito, però funziona. Funziona. Dirlo con i fiori alle donne. Eh? Dirlo con i fiori alle donne. Sì, funziona, funziona. Che si incide la fragilità della donna. Si incide la fragilità della donna. Ma come mai? Perché la donna ha sempre questo istinto di protezione, quindi un gesto di gentilezza
va oltre. Colpisce, sì, colpisce. Ok. Io ogni tanto sfilo nelle persone che camminano. Marco ha fatto amicizia con Eugenia, questi sono momenti belli. Marco, Avatar Thor, che non conoscevamo, si è unito a noi stasera, fa amicizia con Eugenia, sono cose incantevoli. Liceo artistico del nostro Patrizio. Liceo artistico, c'è una targa? C'è una targa, Patrizio. Liceo artistico Caravillani, sul portone c'è scritto qui ha studiato. Vedi, anche vedi, vedi, persona di rilievo. Persona ragazzi, di adesso rilievo. Subito a fare un guardate, video. Intanto. Alla zanzara. Hello San Francisco, hello California. Ciao a tutti. Siamo qui per celebrare Roma, ma ovviamente anche le case di Roma. E guardate la bellezza di ogni singola casa, di ogni singolo affaccio. Mentre Ugo, il mito Ugo, è il capolista, cammina da solo. Non sei quando vengo al Metico? E spero di venire molto presto? Oh, questo è un locale molto famoso della vita notturna e degli aperitivi qui a Roma. Si chiama La Zanzara. Fabio! Ehi ragazzi! È mitico! Tutto bene? Fabio! Bello! Ciao a tutti! Allora? Fabio, il mitico! C'è Svetlana online! Ciao Svetlana, come stai? È grande! È regolare! Grande! Eccoci qua! Guarda! Il locale! Grandi! Buonasera! Gruppo bei ragazzi di Casare! Guardali! Salomone, The Mythical, ciao, ci stavate seguendo? Ciao, grandi, ciao. Guarda che stavano a fare, fatemi vedere, ecco, guarda. Noi abbiamo mangiato in realtà. Hanno mangiato però, guarda, aperitivo. Luca non ha mangiato perché ha dieta. Luca ha dieta, perché Luca ha dieta? Perché vivo lì. Luca, mo te scrivo il nome, is... on a diet. Sai che da oggi si può anche scrivere sullo schermo, guardate, ve lo faccio vedere. La Zanzara, io se posso bru, lo cerchio, oppure faccio un cuoricino. C'è anche l'annuncio qua, cercano personale qua, annuncio personale, cercano personale ragazzi. La Zanzara, vogliamo far vedere come è fatta la Zanzara? Sì? Il boss della Zanzara? Ciao! Comincia! Affacciatevi un attimo! Comincia a darmi un po' di luce perché ecco le ragazze della Zanzara! Eccole qui! Scappano! In realtà? No, non vedono l'ora che le riprendi! Lo so, infatti! Grandi, donne. Il boss, the boss of La Zanzara, ciao, come si chiama? Paolo, scrivo il tuo nome sullo schermo, Paolo, ok, conosci Periscope? Sai che stiamo facendo una live, grazie a Frank Matazzi di esserci unito, Paolo è il boss di questo posto, boss, beh, ti piace questa parola? Boss, ma perché no? Si è concesso. Perché no? E lui è un nostro amico. Un amico di Casari, quindi è una persona oltre le case. Una persona oltre le case. Garantito da lui. Ok. Va bene, garantito da Ugo. Ciao, ottimo. Paolo, grazie. Mi sembra di poter dire che il locale funzioni benissimo, come potete vedere. Ciao Paolo. Ciao. Alla prossima, ciao. La Zanzara, lo cerchio. Eccolo qua. Baci a tutti. Che clima meraviglioso. Qui nascono anche i mori. Bacia una signora che non è la moglie. È la moglie? Non è la moglie. Non è geloso. È la moglie di Brana. È la moglie. Ok. Abbiamo creato il panico qui alla Zanzara. Ci chiedono what are we celebrating? We are not celebrating anything. We are celebrating life. Festeggiamo la vita. Amiamo la vita. That's what we are doing. Frequentato bene? Sì. Frequentato bene? Se capisco Patrizio, sta pensando che ci sono belle ragazze. Patrizio pensa solo a quello. Io voglio telefonare alla sua fidanzata
e raccontare che Patrizio punta le ragazze. Ecco, ti presento la tua prossima moglie, è questa signora qui, Patrizio. Ma soprattutto ti piace? Sposata. Ecco, Patrizio, signora? Patrizio, che è lui. Patrizio vuole conoscere la signora? Vuole conoscere la signora. Grande, ma poi è sposata, non sono un rovina famiglia. Vabbè, ok. Bravo, bravo. Ok. Vai, vai. Ragazzi, guardate la meraviglia del tramonto intanto a Roma, della luce, si è fatto anche un pochino più la temperatura più mite, perché oggi è stata freschetta, e siamo arrivati, se non sbaglio, a via Cola di Rienzo, vero? Corretto. Eh? Sì. Via Cola di Rienzo, signori, per coloro i quali non la conoscono, è l'alternativa a Via del Corso. Voi sapete che il centro commerciale di Roma è Via del Corso. Per chi invece vuole un'alternativa, sia per negozi sia per bellezza, Via Cola di Rienzo è l'esatta alternativa, con negozi di tutti i tipi, per lo shopping, con vetrine, con tutto quello che cercate, e molti vengono a fare lo shopping qui. E come accade anche a Via del Corso, se voi volete fare, diciamo, un po' lo shopping all'ingrosso, chiamiamola, fate Via del Corso. Se volete le grandi boutique, prendete le vie limitrofe. Qui a Prati è la stessa cosa. Volete le boutique? Vie limitrofe. E andiamo a scoprire. Andiamo a scoprire Via dei Gracchi. Via dei Gracchi. Un piccolo tratto di questa strada molto bella, sia dal punto di vista architettonico, ma anche piena di molte boutique particolari, carine, dalle occhialeria, gioielleria, scarpe, vestiti da donna soprattutto. Addirittura uno degli unici due stampatori in bianco e nero. Di fotografie? Roma, di fotografie, naturalmente. Bellissimo, bellissimo. Il quartiere Prati, chissà bene perché si chiama... Hai vinto tu, perché Prati si chiamava Prati? Perché c'era il tempore all'alba del... era un'immensa distesa di prati, di giardini, famosa per i suoi giardini delle ville, dei... è chiaro, no? Beh, fate un applauso a quest'uomo che sto incorniciando con dei cuori per avere risposto bene, bravissimo. Erano i famosi prati, vigneti dall'antica Roma. Infatti è un quartiere nuovissimo. È un quartiere di fine 800 praticamente, dico bene Antonio? Sì, fine 800, primo trentennio del 1900. Il primo trentennio del 1900, bene. La bellezza di questa città, a qualunque ora. Questo è il ristorante mitico della dolce vita romana, il Matriciano, e come voi potete capire dal nome, se mangia una matriciana che levate, come si dice a Roma. Guardate la bellezza di questi, appunto, negozietti, la raffinatezza, Matriciano mitico, ve lo dico anche per chi viene a Roma e vuole incontrare qualche personaggio famoso, qua dentro ne può trovare tanti. Grazie dei cuori Svetlana, grazie di essere sempre qui con noi. Questo è il mercato rionale, che forse è chiuso, ma qua dentro c'è il mercato più importante di tutto il quartiere Prati, del rione Prati. Olga! Ah, gli occhiali! Negozio di occhiali di un certo livello. Qua stamattina ce n'era uno che mi piaceva, ma non l'hanno tolto dalla vetrina. Aveva l'inquadratura da una parte tonda e dall'altra quadrato. Di famoso vogliamo incontrare... Hi, hello! Pizzeria here. Aldo Fabrizi, uno dei miti del cinema di Roma. Alberto Sordi, la famosa scena. Te ci hanno mai mandato a quel paese? Sapenti quanta gente che c'è sta? Il primo cittadino amico mio, tu digli che te ci ho mandato io. Anna Magnani, oh, il mio maestro Vittorio. Qua ci vuole una carezza. Grande. Anche perché oggi è il compleanno di mio figlio Vittorio, che si chiama così proprio per il mio maestro Vittorio. Quindi auguri anche a Vittorio, 14 anni. Boutique, come ci ha appena detto Antonio, belle boutique quasi dappertutto. Vittorio, esatto, bello, sì, auguri a Vittorio, glielo dirò. Volete fare una lampada? Potete farvela.
cerchiamo Ugo con un bel cuore, eccolo qua, scriviamogli Casa Re vicino, fate, allora aspetta, fate un bello screenshot, qualcuno con Casa Re, fatelo adesso, fate uno screenshot, Casa Re, il re è lui, se io sono il re di Periscope, Ugo è Casa Re, non ho visto camere, non so se siamo riusciti a fargli fare uno screenshot. The sky at this time is beautiful. E questa è Via dei Gracchi, giusto? Lo scrivo. Via dei Gracchi. Tra Via Silla e Via Fabio Massimo è la zona più esclusiva. Fascinazioni nostrane. Guardate il mondo di scrivere. Via dei Gracchi. Ecco qua. Ci siamo. Am I beautiful? Thank you, you are. Grazie Katie per aver condiviso su Facebook. Grazie Casa Re per aver condiviso su Facebook. Capicchio, che cos'è Capicchio? Scotch and soda, Amsterdam. Thank you everybody. Giulio, where am I going? We are going through this neighbor. It's already 8 o'clock, wow. And we are arriving close to the movie theater where for the first time today has been shown My Movie, restaurant very famous, questa è famosissima per la carne, uno dei ristoranti migliori di Roma per la carne. Menù di oggi? Io non dico niente, dico solo lasagna. Chi arriva di corsa? Chi arriva? Ecco, segue il gruppo, ecco la maglia ciclamino di Pantani, il gruppo, è il Gran Premio della montagna, sono i tre ultimi tornanti. Si è staccato un pochino dal gruppo, ma ecco a ruota, c'è l'ultima discesa, forse arriviamo dell'ultima discesa, ci siamo ancora, il gruppo degli inseguitori che ce la sta facendo, arrivano anche gli ultimi, il gruppo, la maglia rosa di Arianna, Luca Salomone che ha dieta e quindi è in forma, eccoli che arrivano tutti, e le signore per ultime, vai! Che gruppo, che meraviglia! Io non credo che esista un immobiliare con delle persone così belle, più belle di queste. Ecco qui, siamo venuti a disturbare la signora e il suo cane. Il cane si chiama? Kiwi. Kiwi? Come il frutto? The name of this dog is Kiwi. Questa è una di quelle boutique che dicevo prima, con degli accessori e della gioielleria molto particolari e molto belli. Antonio, bravo, grande, c'è pure la luce Antonio. Kiwi, Kiwi non è in vendita, cute Kiwi, yes it is. Grazie Elena di esserti unito. Stasera Antonio mi aiuta, vedete, c'ha la luce. E Sabrina si sta comprando, Kiwi non si vende. Non puoi, Sabrina ha già, alla prossima. You want to learn Italian? Follow us and you will learn Italian. Ciao Kiwi, proseguiamo. Eccoci ancora. Ragazzi, vi ricordo sempre a tutti, se non l'avete già fatto, di toccare questo numero e di seguire. E poi di condividere, qui potete toccare il tasto condividi e condividete su Twitter, invitate i vostri followers e condividete su Facebook. Dove andiamo Antonio? Dove andiamo Sabrina? Antonio! Seguite la luce! Seguite la luce, arriverete! Sempre il quartiere Prati, ragazzi. Questo vuole ucciderci, come sempre. Are you learning a little? Lara e Umberto. Oh, che bello. Io cammino un po' più centrale. Oh, ok. Hello. Did you share everybody? Avete condiviso, ragazzi? Hello Slovakia. Thank you for loving my videos. Ma ragazzi, vogliamo parlare un po' delle case di Prati? La particolarità delle case. Vuoi farlo tu? Sono molto belle con soffitti molto alti. Case molto belle con soffitti molto alti. Di
diciamo che sono assolutamente spaziose. Spaziose? Prive di balconi, ma non importa. Prive di balconi a Prati? Beh, gran parte sì. Perché? Beh, è una caratteristica dell'epoca, di Prati. Quindi è una caratteristica di Prati, ma hanno talmente tanti belli spazi e altezze che fanno veramente respirare un'aria diversa che vivere nelle nuove di oggi. Queste case sono particolarmente vivibili. Come ambiente, come possibilità anche di cambiare, no? La disposizione, come ci raccontavano oggi. Perché gli architetti, no? Che possono fare? Perché gli architetti possono fare miracoli, diciamo. Gli ambienti sono grandi, però magari c'è necessaria una disposizione differente rispetto alla... No? Certo. Ma per la vostra esperienza è meglio restauro fai da te o alpi tu? Mai fai da te, nessuna, vero? Nessuna attività, a meno che non sia la tua. Come noi ci siamo affidati. Aspetta, cerco di fare qualcosa di meglio. Così, ecco qua, vedi? Che noi ci siamo affidati al king di Periscope, non grandi, grandi, grandi. E invece è sempre bello condividere, creare ecco. Una rete. Allora vedete la qualità di Sabrina e Ugo, la dimostrano in queste cose. Hanno voluto fare questa cosa di Periscope, quindi sono due pionieri che piantano la bandierina del tempo nel domani. Per Periscope hanno scelto il King, grazie della nomina, diciamo, e consigliano, ove anche doveste restaurare le case, affidarsi ai professionisti. E quindi, se volete una di queste bellissime case, o se volete vedere questo quartiere meraviglioso, quali migliori persone oltre le case di loro? Nessuno. Qua ci sta perfetto il cartello. Ci sta perfetto il cartello Gruppo Casa Re. Chi è? Tirare fuori, eccoti qua. Con i nostri regali. Abbiamo verde, un sito bellissimo che stiamo arricchendo anche con tante immagini che giriamo insieme a te, Giulio. E ricordatevi: persone oltre le case. People behind the houses. Ora, che dicevi? Che dicevi? Dicevo, guarda la bella terrazza di su. Ah, infatti, è vero. Svetlana, Roma e Fabio ti aspettano. Wow. Il gianfornaio, guardate, ecco, ecco, ma ci stavi seguendo? Ma ci stavi seguendo anche? Ciao, come state ragazzi? Ciao, come state ragazzi? Ma ci stavate solo aspettando o ci stavate anche guardando? Anche guardando. Un po' guardando, un po'. Eccola! Una grande fotografa! Guardate gli occhi, ragazzi! Vai, ciao Antonio! Vendete casa! Vendete casa in quartiere, per favore! Perché Lara sta cercando casa e ci ha affidato questo. Esatto! Carico, questo. Sta vendendo. Allora, no. Sta cercando casa. Vicino a quella bella piazza lì. Vicino a Piazza dei Quiriti! Dove stiamo andando noi? E come la cerchi? Che metratura? 90-100 metri quadrati. Colore requisito, luminosa. Luminosa, anche come i tuoi occhi. Qua stanno facendo 2000 complimenti ai tuoi occhi, Lara. Grazie. Sono fotografa, beh. Mi servono. Fotografa, è vero, è vero. Casa Re, grande Lara. Bello. Che vogliamo dire del gianfornaio? Chi spende due parole? Lara. Da gianfornaio. Che dice del gianfornaio? Allora, qui a Prati ci sono tantissimi posticini per la colazione, loro fanno anche il brunch nel weekend. Guardate che bel locale. Guardate che bel locale. È l'equivalente di un coffee shop. È una sorta di, come si può dire, tank quotidiano all'italiana, per chi conosce quotidiano New York. Attenzione, qualcuno che passa. Molto bene. Direzione Piazza dei Quiriti, no ragazzi? Vai, andiamo. Guardate sempre il gruppo di casa lì. Qualcuno di noi è anche nato qua, eh? Dove? Chi? La nostra famiglia. Lui. Qualcuno? Anche lui. Siete anche nati qua? Mia figlia è nata un anno e 4 mesi fa. Perché questa è una clinica? Sì. No, vabbè, guardate la bellezza, non sembra una clinica. È una clinica, sì, d'elite. È una clinica d'elite! Si è tenuto a dirlo! Una clinica di elite. Vado a scrivere la parola elite perché se lo merita. Elite si scrive con l'accetto così e poi così. Ecco qua. Vedi? Noi scherziamo, ovviamente, lo sapete. Una clinica
Piazza dei Quiriti, vi interessa? Let's go to Piazza dei Quiriti. Grande Giulio, grazie Ugo di esserti unito. Eccoci qua. Condividete ragazzi, condividete. Unitevi. Vi ricordo, dovete toccare questo numero e seguire oppure condividere su Twitter e su Facebook. Eccoci qua. Piazza dei Quiriti. Do you miss my face? I should probably show my face later. Qua in Piazza dei Quiriti c'è una bellissima fontana centrale che è stata fatta dopo, anzi da qui vi faccio vedere anche la bellissima chiesa di San Gioacchino nella quale entreremo dopo, ma la bellezza di questa fontana centrale con queste quattro cariatidi nude è stata fatta nei primi del Novecento ed è costato il posto, esatto, ed è costato il posto al ministero, al ministro dei beni culturali, perché Mussolini non sopportò il fatto che, come vedete, queste quattro cariatidi sono open boobs. Open boobs, come si dice qui su Periscope. Yup, yup. Are we going to your movie? I don't know. I hope they're going. I can't oblige people to go to watch my movie. Ignore what? Breast, exactly. E tutto intorno la bellezza comunque di Roma, eh? Non me lo dimenticate, questo bellissimo quartiere. Your name of the film? Il film si intitola La coppia dei campioni. Grazie Olga di esserti unito. Everybody share, because we are going to enter in this beautiful church here called San Gioacchino and share. Grazie Jasmine di esserti unita. Il ristorante è il gemello di Flavio, ve l'avevo detto a testaccio. È la versione prataiola. E vai con un'altra somiglianza. Caspita. Fantastico. E questo è il San Gioacchino. E San Gioacchino, infatti, stiamo per entrare. Speriamo che sia ancora aperto. È grande e bella. Siamo entrati questa mattina, è veramente una bellissima chiesa. Ragazzi, avete condiviso su Twitter, su Facebook? Avete chiamato amici? Oh, entriamo dentro San Gioacchino. She's a beautiful lady, I know. Piazza dei Quiriti intorno. Bellissimo, sì. Where's the family for the big night? The big night has been the premiere 2 days ago. Tonight everybody could go to the movie. Name of the church? San Gioacchino. San Gioacchino. Ma che stai a di? E tu che stai a fa? Thank you Jasmine for sharing. Oh oh, people don't care about crosswalks in Italy. San Gioacchino, sì. Adesso vi inquadro bene il cartello, così potete vedere bene. Dove stai? Sto a Roma. Te dove stai? Roma, quartiere Prati. Questa è la live che stiamo facendo stasera. Ecco qua. Vediamo se ci fanno entrare. Questo è il nome della parrocchia, così lo vedete bene. San Gioacchino. Ed entriamo. Si è aperto. È aperto.
Ed eccoci. Non ho parlato dentro la chiesa per rispetto. Ovviamente per rispetto non parlavo. Eccoci qua. Continuiamo la nostra esplorazione. L'allegria, perseverante allegria di queste persone. Qual è il segreto per essere sempre allegri come voi? Stanno parlando di case, vedi? Forse è quello. Io ho una mia teoria. Le cose belle della vita sono la famiglia. E dove vive la famiglia? In una casa. Cioè, queste due cose sono... Racconta di famiglia. Quindi casa e famiglia. Ecco perché forse vi mette allegria. Scusate questa psicologia. Se poi in prati, dice Antonio, meglio ancora. Vai. Fabio, ma come va sta storia con Svetlana? Va, ma vi siete presentati? Grande. Sì, sì, il 3 giugno sta a Roma. Aspettiamo l'ultimo. Queste sono... Love in their eyes. Dice che avete l'amore negli occhi, ragazzi. Questo era un vecchio e famosissimo cinema d'essai che purtroppo è chiuso. Famoso labirinto. Ce n'è un altro famoso a Prati, Azzurro Scipioni, gestito dal regista e amico Silvano Agosti. Si è fatto buio. Congratulazioni sul film, grazie. Grazie Claudia di esserti arrivata. Svetlana, ti aspettiamo. E Fabio li scrive direttamente, eh. Grazie Valentina di esserti unito. Vado dritto, Antonio? Sì. Felicidades, hola a todos los amigos de habla España. Bienvenido y nosotros escopi. No hablo muy bien español. Night in Rome, no, now. Night time. Very nice, thank you. Grazie. Farina, grazie di esserti unito di nuovo, Ugo. Perché ti disconnetti? Write my name. What is your name? I don't see it. Andiamo di là? Negozio di giocattoli. Negozio di giocattoli. Io vengo presto. Brava Svetlana. Che qui Fabio non riesce più a resistere. Negozio storico di giocattoli, mi dice Antonio. Eccolo qui. Dasha. Ok, Dasha. Scrivo il tuo nome. Dasha. Ecco fatto. Salut à tous les amis de langue française, moi je parle français si vous voulez. Petrusa, grazie di esserti unito. Dress like you're going to meet your ex-boyfriend, that's a good way to say it. Vestiti come se dovessi incontrare il tuo ex. Questo non è male. No, forse per farlo schiattare devi essere al massimo, questo vuole essere il messaggio. Ça va très bien, regardez le soleil. Sempre dritto? Attraversiamo sulle strisce da buoni pedoni. Ricordi di tutti. Hola, hola, che tal? Che dici? La John Cabot University, l'università americana. Forse di là c'è un pochino più luce perché non ci sono gli alberi. Eccoci qua. Thank you everybody. Siamo quasi giunti alla fine di questa nostra live. Grazie a voi. Abbiamo esplorato il quartiere Prati oggi. Un quartiere nuovo. Grazie per voler bene. To love my Periscope. Il film esce oggi, è uscito oggi. Spero che già qualcuno sia andato al cinema perché siamo già quasi vicino al terzo spettacolo, quindi i primi spettatori dovrebbero essere entrati. ...8:15 in Rome. Grazie Dasha Gaza di esserti unito. Bellissimo, grazie di cuore a tutti quanti. Oh, a funeral, sorry. Sad. Bellissimo, grazie. Che vogliamo dire di queste case, queste palazzette? Guardate che belli. Palazzetti Liberty, no? Questa anni parte 30. Di Prati, questa parte Prati è stata costruita appunto tra fine dell'Ottocento e primo trentennio destra? Del 1900, sì. Vedi che mi ricordo? Ci sono molti edifici ancora in stile Liberty, questo è stile veneziano, poco più avanti ce n'è uno ancora più caratteristico e esemplare del periodo. La distribuzione di questi
di questi appartamenti è abbastanza classica, con un grande corridoio centrale, con un grande corridoio centrale, delle stanze che si aprono sulla destra e la sinistra. In genere il soggiorno si trova in fondo alla casa, ma l'appartamento può essere opportunamente girato secondo le nuove esigenze. Come diciamo prima, si raccomanda sempre di rivolgersi a un architetto, perché questi edifici sono in muratura portante, quindi cambiare la distribuzione va fatto con cautela e cognizione di causa, onde evitare, diciamo, sgradevoli incidenti. Infatti, come diceva Ugo e Sabrina prima, affidatevi a dei professionisti. Sì, guardate la bellezza di questa palazzina. Ne sai qualcosa? Wow! No, la particolarità, se riesce a inquadrare verso l'alto, che in alcune, in questa zona, diciamo in quel periodo, erano frequenti queste falde molto aggettanti, con dei decori pittorici appena sotto le falde. Una caratteristica di quel periodo, in queste zone di Roma. Qui è nel quartiere Trieste. Bello veramente, vedo che qualcuno sta facendo delle foto. Bene. Ugo, eccolo lì! Grande Giulio. Grande voi. In che zona siamo? Chiedono, siamo a Prati. Ora ve la scrivo. Zona Prati. Una delle zone più belle di Roma. Prati. Prati che prende appunto il nome da i prati, perché in questo quartiere c'erano appunto tutti i prati di Roma. Prati. Non avevo neanche il minimo dubbio. Guardate la bellezza di tutte queste palazzine. Quell'angolo è meraviglioso. Bistrò, ristorante. Ah, Piazza Cola di Rienzo. Vi ricordate, se c'era qualcuno nel nostro live la scorsa settimana, che siamo partiti dal Campidoglio, scendendo le scale del Campidoglio disegnate da Michelangelo, c'era una statua di Cola di Rienzo, che è stato un rivoluzionario di Roma, che si è preso cura del popolo di Roma, se non sbaglio, nel XIII secolo. E questa via, che è la via dove siamo già passati prima, è intestata a lui. E questa piazza è piuttosto famosa, c'è un cinema, che è lì, Cinema Eden, c'è una libreria, Mondadori, appunto Cola di Rienzo, locali vari, come potete vedere. Bellezza ovunque. Eccoci qua. Vieni a Torino a festeggiare lo scudetto? Non credo, però lo festeggio qui da Roma. Grazie per chiamarmi il numero uno. Mi piace Laura Pausini, sì, molto. Ferramenta antico, mi dicevi Antonio, no? Stamattina? Sì, uno di quelle botteghe cinquantenarie. Esatto. A poco c'è una golosa sorpresa. Una sorpresa, eh? Golosa. Golosa sorpresa, il famoso trappizzino? No. Guardate anche la bellezza di questi, di questo palazzo. Grazie Frangilita di esserti unito. Queste sono le famose viuzze di Prato. A te Giulio piace la posizione, non riesco ad arrivare a me, ma la puoi dire. Sì, mi piace molto. Molto, l'ho anche conosciuta, è una ragazza simpaticissima, molto semplice. Nice neighbor, yeah, a lot of bars, exactly. Beautiful neighbors. I write it down again the name because it's so dark, at least you can read it. Prati. Say, try to say it in Italian. Prati. E a Prati ci sono posti liberi. Forse la devi, prova a darla a me. Vediamo se mi diverto di più. Così so dove inquadro. Sì. Ecco qua, gli alberi di Prati. È un po' buio, si è fatto buio. Stiamo arrivando in Piazza Cavour. Dove vai? Verso Piazza Cavour. Grazie, si è unito 146. Aspetta, no, non ce la faccio. Ecco qui, questa è via Ennio Quirino Visconti.
come vedi tutte le vie hanno nomi di notabili o di imperatori o di grandi del passato romano, Quirino Visconti, Paolo Emilio, eccetera eccetera. New update, yeah, everybody could sketch now on the screen, so make a Periscope update. Ciao, ciao a tutti. E luce fu, hai raddoppiato? Cos'è successo? Olga, private. Uno sforzo perché adesso voglio fare... Condividete, allora, toccate questo numero qui, e per prima cosa seguite l'account della mia casa Roma e poi toccate qui e potete condividere su Twitter e su Facebook. Attraversiamo qui? Dove? In diagonale. Antonio, allora non è così corretto come sembra. Infatti vedi che stiamo rischiando la vita. Guardate che bei localucci al fuori. Grazie per le live. Spero che voterai a Roma per the best. E chi è the best? Facile dire così. Comunque grazie per queste live va al gruppo Casare. È loro che dovete ringraziare. Gli amici di Casare. Guardate che bel locale, il catanese, ecco Ugo, il responsabile di Casare, un po' di amici, vai, rivediamo un po' di facce, è ancora con noi Marco, sta cosa è esaltante, Fabio, la sua storia d'amore con Svetlana va avanti, Patrizio, ma ragazzi, è regolare, lo sai che ti giuro che se vi sposate vi faccio il perisco, this guy, whose name is Fabio, is in love with Svetlana, who is watching us right now, whose name is Bruce Vema. Okay, are you there, Svetlana? Love a Jasmine. Guarda, ragazzi, guardate che bellezza queste quattro ragazze insieme. Vai, fate, venite più vicine. Vai, fate dei screenshot, ragazzi. Guardate qua, qua a me. Faccio quattro cuori intorno alle loro quattro facce. Eccole qua. Hanno fatto degli screenshot. Eccole, vi faccio anche dei primi piani. Ci siamo veramente. Casare. Cioè vendere casa con voi è un piacere, cioè non è un... Stiamo entrando a Piazza Cavour, ragazzi. Che belle le mie colleghe, dice qualcuno, vedi? Vedi come salgono i numeri appena inquadro delle ragazze? È un attimo. Bellezza immensa, dice Svetlana. Stai parlando di Fabio, vero? Stai parlando di Fabio, vero Svetlana? Che dici bellezza immensa? Ha detto bellezza immensa? Guarda, guarda. Ed eccoci arrivati nella bellezza di Piazza Cavour, il cuore di Prati. Quello è il Palazzo di Giustizia, denominato Palazzaccio. Questa è la Chiesa Valdese. Il palazzaccio, il monumento a Cavour, che andrei a vedere adesso, appena posso attraversare, ma non so se si può attraversare, e quello che qui era il vecchio Teatro Adriano, trasformato poi in Cinema Adriano, che adesso è la multisala Adriano, Ugo, eccolo qua. Fino a Cavour però ci vorrei andare perché la piazza prende il nome da lui. E qui vorrei che tutti andassero a vedere la coppia dei campioni. Vediamo quanti stanno andando. Oh oh. Oh oh. Ecco, lo fanno. 331 posti. Posti?
Beh, la sala 3 però è molto grande, quindi bene, dopo vediamo quanti ce n'è. Io vorrei arrivare fino a Cavour, fino a Cavour, questa è via, non mi ricordo, Cicerone. Via Cicerone. Cicerone, dove si attraversa lì? Beh, perché è in piazza, bisogna chiudere da chi dà il nome a questa piazza. Sì, da Camillo. Da Camillo. Andiamo, guardate, da Camillo, guardate ragazzi. Ancora i ragazzi di Casari. Eccoli qua. Sei? Vai. Siamo pronti? Stiamo attraversando. Piove. Piove! Wow! Prima bagnata, prima fortunata, allora diciamo. Wow! Sì, piove, piove. Comincio con i saluti. È stata un'altra meravigliosa passeggiata, amici, nel quartiere Prati. Faccio un riepilogo. Siamo partiti da Castel Sant'Angelo, abbiamo attraversato San Pietro, siamo passati al Passetto, abbiamo attraversato il quartiere fra i più belli di Roma, Prati, siamo arrivati nella piazza centrale di Prati che... Hello! Come vedete il Teatro Adriano, che nasce come appunto teatro nei primi del Novecento, ha visto cantare prima i più grandi lirici, e adesso è stato trasformato in un cinema e poi in una multisala. La piazza prende il nome Cavour da questo monumento. Camillo Benso, Conte di Cavour, uno dei fondatori dell'Italia come oggi. Torinese, lo devo ricordare, come me. Questo è il palazzaccio. C'è una notte incantevole a Roma. Vi scrivo il nome, Piazza Cavour. Illuminami lui. Eccolo qua. Roma. Cavour. Meraviglia. Sotto la statua di Camillo. Qua. Si... Ah, Casare. Quindi questa è Piazza Cavour, Cinema Teatro Adriano, dove fanno anche il mio film, La Coppa dei Campioni, Monumento a Cavour, la Chiesa Valdese, non so cosa, da cosa si distinguono i valdesi, ma so che sono una confessione, il Palazzo di Giustizia, tutti i palazzi di fine 800, primi 900, gli amici meravigliosi di Casare, salutiamo, è il momento dei saluti. Abbiamo una piccola sorpresa. C'è qualcosa. Guardate, un regalo per me! È un regalo per me! È un regalo per me, lo apre! No, vabbè, vabbè, vabbè! Guardate la meraviglia di queste persone! Mi amano e io vi amo veramente!
Veramente, bene, veramente, veramente. E devo aprire in diretta? Guarda, sì. Lo apre lei, questo è bellissimo. Filmo, per me godo di più che aprire. Ragazzi, è un momento bellissimo. È un momento fantastico. Sabrina apre. È per i tuoi appunti di viaggio. Ma che bello, che grazie. La penna che tra l'altro io ho già provato a scrivere benissimo di Casale è una Moleskine. Una Moleskine mi porterà, credo, fortuna per il prossimo film. Tieni un attimo. Eccola qua. Tieni un attimo, la voglio aprire in diretta. Riempiamo la prima pagina, dai. E mettiamo. Che ci scriviamo? Il prossimo film. Qua io ci scriverò il prossimo film. Intanto disegno un cuoricino, dai. Vai. Questo porta sempre bene. Ecco qui. Vai, vai. Ecco qua. Sì, tutte comparse. Grandi. Grandi, 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 grazie. Bacio a tutti in diretta. No, no. Fatto un casino. Grande Giulio, in bocca al lupo. Aspetta che salutiamo tutti, chiudiamo in bellezza. Grazie molti, aspetta, puoi tenere un attimo? Puoi tenere un attimo? Puoi tenere un attimo? Puoi tenere un attimo? Allora, chiudiamo ancora persone oltre le case. Ciao, ciao a tutti ragazzi. Chiunque di voi abbia intenzione di vendere o di comprare una casa a Roma, queste sono le persone giuste a cui vendere, a cui comprare, dove andare. Voi, persone oltre le case, grazie Ugo, grazie Sabrina. Andate al cinema a vedere la coppia dei campioni. Per i romani lo fanno anche al cinema Adriano, che è qui, e chiudiamo come sempre sul nostro bel cartello Gruppo Casale. Aspetta che deve prendere bene la luce, l'effetto, persone oltre ciao le ragazzi case. Ciao ragazzi, ciao, ciao! Ciao! Aspetta, 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 aspetta.